cambiare il proprio stile di vita per proteggere il cuore, con l'obiettivo di ridurre del 25% i decessi per malattie cardiovascolari entro il 2025. Si tratta di una sfida lanciata dalla World Heart Federation che, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il Consiglio regionale ha fatto propria, sostenendo Dalla Parte del Cuore, il programma di iniziative organizzate in Piemonte dal 24 al 30 settembre dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco. Una settimana di iniziative per la prevenzione del cuore con un obiettivo ambizioso, quale? Beh, sicuramente è quello di ridurre purtroppo le malattie cardiovascolari, l'incidenza da malattie cardiovascolari, quindi cercare di diffondere il più possibile in maniera capillare dai più giovani con il progetto che noi abbiamo di screening cardiologico nelle scuole, ma diffondere in tutta la popolazione quella cultura legata a stare bene, a preservare il proprio corpo, amare il proprio corpo, in particolare il cuore, attraverso dei comportamenti che sono stili di vita, cioè quello di fare attività fisica, di fare attenzione al mangiare, a quello che è il proprio corpo e il fisico, e poi, cosa più importante, soprattutto fra i giovani, il fumo e l'alcol, cercare di debellare quello che purtroppo è l'abuso dell'alcol e comunque anche purtroppo anche nei giovani il fumo. Questo sono lo scopo di fare anche una corsa legata a persone che hanno avuto una patologia, lo scopo anche quello di fare approfondimenti scientifici, premiare le persone che ci hanno aiutato, ma soprattutto diffondere questa cultura. Ci saranno delle persone che sono state salvate da un arresto cardiaco, che vengono curate, è possibile questo, nei primi minuti bisogna intervenire. Il defibrillatore, questo sconosciuto potremmo dire, questo strumento che viene solo visto come un obbligo da parte delle società sportive, mentre invece spiegheremo che lo sport da un lato è salute, non bisogna esagerare, bisogna fare molta attività fisica, e questo in tutte le età, e da giovani bisogna iniziare ad avere dei comportamenti virtuosi rispetto all'insorgenza eventuale delle malattie cardiovascolari. Domenica 24 settembre all'Ippodromo di Vinovo si disputerà la seconda edizione della mezza maratona Ipporun, mezza maratona di Vinovo, ma soprattutto siamo qui a presentare la Corsa del Cuore. La Corsa del Cuore sarà una corsa non competitiva, aperta a tutti, aperta ai bambini, agli adulti, alle mamme con i passeggini e anche agli amici a quattro zampe. Corsa del Cuore, che ha la caratteristica di essere la prima corsa defibrillata, diciamo, o meglio con un defibrillatore che correrà assieme a tutti gli atleti, ed è stata organizzata grazie alla sensibilità dell'Associazione Piemonte Cuore, che ha portato da noi all'Ippodromo di Vinovo questo importante evento che noi abbiamo sposato da subito, perché ha il grandissimo compito di sensibilizzare tutti i partecipanti, ma soprattutto tutte le persone che hanno un certo tipo di interesse verso le problematiche cardiache e non solo, sensibilizzare le persone verso i buoni modi di vita, verso le buone pratiche per la salute e le buone pratiche relative a tutte le questioni inerenti alle malattie cardiovascolari, infarti e quant'altro. Tutti invitati chiaramente a partecipare a questa straordinaria iniziativa in difesa del cuore. Le malattie cardiovascolari possono essere prevenute, così ci suggerisce la comunità scientifica, con un'attenta alimentazione, ma soprattutto promuovendo, facendo attività fisica. L'attività fisica è un farmaco a costo zero, non costa niente. Facendo attività fisica miglioriamo la nostra salute, aumenta il nostro benessere e facciamo anche l'occhiolino all'erario dello Stato, perché i 113 miliardi spesi l'anno scorso, nel 2016, per la gestione del piano industriale della sanità non regge più, e quindi aumentiamo il nostro benessere e aiutiamo anche le casse dello Stato.